Buongiorno a tutti, sono con Maurizio Tortone di Riello Solartec e siamo qui di Rimini. Riello Solartec presenta alla fiera un inverter ibrido più batteria in ambito residenziale, cioè l'RS Hybrid Monofase. Ci vuole raccontare caratteristiche e vantaggi di questo nuovo prodotto? Buongiorno a voi e grazie anche per l'opportunità. Per questa fiera noi abbiamo presentato il nostro nuovo sistema di energy storage, inverter ibrido monofase, che è caratterizzato da due potenze di riferimento, ovvero 3,6 kW e 6 kW, che sono un po' quelle che noi proponiamo al mercato. Il sistema inverter è dotato di un modulo di backup integrato, quindi per dare la possibilità anche di garantire l'alimentazione elettrica in caso di breakout. È una macchina con un grado di protezione IP65, quindi idonea all'installazione all'esterno, e ha la possibilità di avere il collegamento di due stringhe e di due inseguitori. Il sistema è già caratterizzato da un sezionatore sul lato DC, da un interruttore automatico sul lato AC e ovviamente un interruttore che va a sezionare quelli che sono i moduli di batteria che possono essere integrati all'inverter. L'inverter inoltre ha un sistema di gestione del BMS, che però non è inserito nell'inverter, ma ogni modulo batteria ha il proprio BMS, quindi per una gestione assolutamente in parallelo e indipendente, in modo tale che se qualche modulo batteria possa avere dei problemi, dei disguidi tecnici, comunque il resto delle batterie di accumulo rimangono svincolate, quindi possono continuare a lavorare in autonomia. Per quanto riguarda le batterie, il sistema può essere abbinato a dei moduli batteria da 5100 watt ora di potenza fino a un massimo di 6 moduli e la batteria può avere una capacità di scarica del 100%, quindi totale complessivamente. Oltre che sistemi monofase, proponete anche sistemi trifase per l'ambito industriale e commerciale, e c'è qualche novità in questo senso? Come sta andando il mercato considerando il problema del caro energia che sicuramente l'Italia sta vivendo? Sì, allora naturalmente mi affaccio questa domanda del sistema del caro energia. Ovviamente rispetto all'edizione di novembre, quando ci eravamo incontrati, dove ovviamente il mercato era concentrato decisamente sulla parte residenziale monofase in virtù anche dell'eco bonus del 110 eccetera eccetera. Il trifase sta assumendo un'importanza rilevante per quello che è il settore. Noi dal punto di vista trifase proponiamo appunto per questo che è la nuova serie trifase, che parte dalle potenze di 5, 6, 8 e 10 kW di potenza, ma la caratteristica fondamentale è che sono parallelabili fino a 10 unità, quindi possiamo coprire una fascia che arriva fino ai 100 kW di potenza. Il sistema trifase anch'esso ha un modulo di backup integrato, ha una disponibilità di una linea di collegamento per i carichi preferenziali, riservati, quelli diciamo più critici, tre ingressi, doppio inseguitore e la possibilità di potersi interfacciare a dei moduli batteria da 5300 watt. La potenza minima per cui si possono collegare batterie di storage è 4 moduli, quindi almeno 20 kW di potenza, kilowattora di potenza di batteria per potersi associare al sistema trifase. E poi abbiamo già messo a punto in previsione uno sviluppo anche di potenze superiori per quanto riguarda la fascia ibrida per il settore industriale. Riteniamo comunque che il settore industriale avrà sì uno sviluppo anche come accumulo, ma crediamo che nel contesto industriale vero e proprio già un buon impianto fotovoltaico ponderato su quello che è l'autoconsumo proprio dell'azienda sia più che sufficiente per andare a permettere, ovviamente nel contesto di medie e piccole aziende, un risparmio energetico notevole solo col campo fotovoltaico. Ha accennato agli accumuli, è un settore che è cresciuto tantissimo nel 2022, soprattutto in ambito residenziale e sostenuto sicuramente dai bonus e dalla possibilità di fare sconto in fattura e cessione del credito, possibilità che come sappiamo è stata recentemente tolta dal governo. Cosa ne pensa e come vede il futuro del settore? Secondo lei potrà patire il fatto che siano stati tolti sconto in fattura e cessione del credito? Allora, dice questo discorso in virtù delle potenze proprio di capacità di batterie che possono andare sul mercato. Però tutto sommato noi non la vediamo in modo così negativo, anzi
Sicuramente il mercato era drogato da questi incentivi, da queste possibilità. Adesso la gente si concentrerà su quello che è proprio il beneficio di avere un impianto fotovoltaico con un risparmio economico, ovviamente. Ci saranno sicuramente, riteniamo, anche perché gli obiettivi europei di raggiungere entro 2030 delle potenze e la sostenibilità energetica implicherà comunque dal punto di vista governativo anche un intervento in questo senso. Sicuramente saranno impianti ben ponderati, quindi non ci sarà un eccesso di energia che poi anche di accumulo che non verrà assolutamente utilizzata. Anche un impianto residenziale da 3 kW piuttosto che 6, alla fine l'energia prodotta è quella. Quando tu hai la sufficienza energetica per il tuo autoconsumo e quel surplus lo vai a mettere in batterie di accumulo, che però devono essere di capacità ponderata, non eccessiva solo perché il governo ti dava un incentivo, sarà più che sufficiente per garantire la massima sostenibilità del sistema. Quindi noi non siamo assolutamente preoccupati, spaventati, anzi sicuramente per tutti gli operatori del settore a livello residenziale non ci saranno i numeri del passato, però si va a una stabilità, a un equilibrio che è quello che poi deve essere poi l'effettiva necessità e esigenza del settore. Grazie.